Alexandre Rossi, qui all'assemblea dei membri individuali dell'Alde, ha fatto un intervento abbastanza anche, diciamo, pesante, se così, ha messo un po' sull'attenti un po' di persone. No, pesante no, io sono abbastanza leggero, no, pesante, e sono stato abbastanza, forse per qualcuno urticante, ma no, pesante no, e ho rimproverato, ecco, ho preso, ho detto chiaramente, in modo anche sommesso, non pesante, e le mie posizioni, anche delle responsabilità dei liberali sul fronte delle battaglie liberali che perse, ma per responsabilità, colpe, cause che sono tutte da ritrovarsi nel, più nell'ambiente della parte liberale, quindi una riflessione interna, ecco questo. Però hai messo anche sull'attento qualcuno che ti stava disturbando. Sì, certo, perché questo non mi dava fastidio dal momento che non avevo un testo scritto, parlavo a braccio, avendo uno schema mio mentale, ma facilmente mi fa perdere il filo una persona che mi interrompe, e poi mi faceva anche perdere il filo negli interventi di altre persone, e anche queste venivano interrotte, poi al mio no. Ho capito. Anche Maria Laura Turco ha fatto un intervento, ha portato un po' di radicalità qui tra i membri dell'Alde. Sì, sulla Bolkestein, come sempre sulla Bolkestein. Allora, niente, abbiamo segnalato il problema della sdemanializzazione, della legge sulla sdemanializzazione, che prevede che entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, cioè dal 15 di agosto, le regioni dovranno comunicare ai ministeri delle infrastrutture, dell'ambiente e del demanio quali sono le zone costiere che intendono sdemanializzare con la procedura prevista dall'articolo 35 del codice della navigazione. Dopodiché nei successivi 120 giorni il ministero potrebbe procedere appunto alla sdemanializzazione. Su questo abbiamo segnalato che è un tentativo di aggirare la direttiva Bolkestein, che prevede che entro la direttiva Bolkestein prevede che vengano messe a bando pubblico di gara tutte le concessioni demaniali, essendo una risorsa scarsa, questo qui per garantire sia la libertà di stabilimento dei cittadini, sia dei cittadini dell'Unione, sia il diritto degli utenti di avere servizi alla portata europea, con standard europei e a prezzi più bassi oltretutto. Quindi abbiamo problema, e adesso vediamo un attimo quali altri interlocutori riusciremo ad attivare su questo. Va bene, ci sono stati contributi radicali anche di Paolo Izzo, di Alessandro Massari, poi ricordiamo ovviamente anche Alessandro Manna, è stato quattro degli organizzatori, abbiamo visto Carmelo Palma, insomma, c'era una bella lobby radicale. Speriamo che, insomma, se sono rose, ecco, diciamo, se sono rose fioriranno.